famiglie che sono qua sono famiglie comunque che persone che fino a qualche anno fa avevano un normale lavoro, riuscivano a pagare un affitto, poi con la crisi del 2008 molti di loro insomma hanno perso il lavoro stesso, e dopo anni, magari uno o due anni che non pagavano l'affitto, insomma è sopraggiunto lo sfratto. La mia storia con il social log è cominciata a agosto, quando mi hanno sfrattato da casa, e sono andata dall'assistenza sociale, ho chiesto che mi danno una mano perché mio marito, sono separata da 2 anni, che non ce l'ho fatta a pagare l'affitto, e loro mi hanno detto ci possiamo pagare tre giorni in albergo o ci compriamo un biglietto per tornare al tuo paese. E infatti dopo mi hanno buttato fuori da casa. Quello che ci serviva era un posto che riuscisse a contenere la grande quantità di famiglie che avevano deciso di fare il passaggio dell'occupazione, quindi 76 nuclei familiari non sono pochi, 270 persone appunto non sono poche. Questo palazzo era di fatto vuoto da quasi oltre 10 anni, quasi 11 anni. Sono venuto con i miei genitori da piccolo, ho frequentato la scuola, ho lavorato anche qui. Poi dopo tutto questo tempo è venuta la crisi. Anche se trovavo del lavoro, prendevo quel poco lì che non mi bastavano. Presso le cooperative, lavorare per 800 euro con una famiglia, pagare l'affitto, non ce l'abbiamo mai fatta. Poi siamo andati anche a chiedere l'aiuto ai servizi sociali, che per 3 anni mi hanno messo, 4 anni quasi, e mi hanno messo dentro una roulotte, una caravan, con 2 bimbi, che non ce la facevamo. Poi dopo questi 3 anni loro mi hanno detto che la soluzione non ce l'abbiamo, o che ti trovano una soluzione, se no ti portiamo via i bimbi in... Sì, sappiamo che è una cosa illegale, questo cioè, non c'è dubbio, ma lo facciamo per necessità, ma non per fare un dispiacere a qualcuno. Con questo freddo non puoi andare a dormire sui parchi dei giardini, non puoi, cioè, non puoi vivere senza dignità, quindi cioè, i nostri diritti non ce lo danno, quindi ce lo prendiamo. Però i bambini sono contentissimi, abbiamo fatto una sala per bambini, più avanti facciamo una palestra, facciamo tutto. Quando una persona vive in macchina, vive ospite da amici per mesi o in giro fra vari dormitori o stazioni ferroviarie, il gesto dell'occupazione diventa un gesto quasi obbligato, e il problema legato alla legalità, quindi ovvero il fatto che sia un atto illegale, diventa un elemento secondario, anche perché comunque riteniamo che seppur illegale sia un gesto legittimo, perché comunque il diritto alla casa è un diritto costituzionale sancito appunto dalla Costituzione. Cioè, non ho mai pensato che avrei fatto questa fine qua dopo 12 anni in Italia. Pensavo che ci fosse più garanzie, più sicurezza dell'umanità per l'immigrato prima di tutto.